Quando finalmente riaprì gli occhi, Etienne fu assalito dall'angoscia. La distesa del mare era nera e immobile come una lastra d'ossidiana, e il giovane fu percorso da un brivido al pensiero degli antichi dei degli abissi che nelle tenebre sotto di lui trattenevano il fiato. Intuì che il sole doveva essere tramontato da un pezzo, e solo la nebbia rischiarava il ventre del peschereccio, emanando uno strano, ripugnante candore. Etienne cercò a tentoni il corpo del fratello, ancora addormentato, e lo scosse con forza. Quella mattina i gemelli Denis erano salpati dalla baia di Lampole, come facevano ogni giorno da quasi 9 anni. L'Angelique era la barca del padre, che aveva rinunciato da tempo ad accompagnarli in mare, sfibrato com'era dal mal sottile. Le onde e il vento non li spaventavano più. Erano parte della loro terra, la selvaggia Wesson, e i gemelli avevano imparato a rispettare l'oceano e il suo sferzare rabbioso. Molte ore erano trascorse, del tutto identiche a 1000 passate, mentre l'Angelique seguiva il volo dei gabbiani tridattili alla ricerca dei grandi banchi di pesce. All'imbrunire, però, mentre s'apprestavano a tornare alla baia, i due giovani erano stati colti da un malore. Un odore nauseabondo, viscido come il corpo di un aspide, era scivolato loro in gola, privandoli dei sensi. Ed ora Etienne s'era svegliato, circondato dalla nebbia bianchissima. «Patrice! Svegliati, Patrice!» I due fratelli, identici per aspetto, erano d'indole opposta. Patrice era pragmatico e del tutto privo di fantasia. Per questo non aveva mai paura. Ai suoi occhi ogni cosa era ciò che sembrava, né più né meno, anche in quel momento. Si erano addormentati. La sera aveva ceduto il posto alla notte. Erano fermi per l'inconsueta bonaccia. Era salita la nebbia, ma l'Angelique era solida. C'era ancora dell'acqua nelle borracce e una volta accesa la lanterna si sarebbero orientati meglio. In fondo avevano trascorso in barca la maggior parte della loro vita. Se Patrice era il ponente, Etienne il suo levante. Sentiva il cuore martellare nel petto, la testa brulicare di incubi. La loro madre era morta in mare quando ancora erano bambini. Etienne di lei ricordava le carezze, mani calde e avvolgenti, interrotte dalla virgola dura di un anello d'argento, sua fede nuziale. Le sere in cui i due fratelli non volevano saperne di addormentarsi, capitava che cantasse con loro una vecchia filastrocca che aveva imparato da ragazza quando viveva a Saint-Malo. Maman, le petit bateau qui vont sur l'eau ont ils de jambes. Cominciava Patrice, mimando con indice e medio un paio di gambette che avanzano sulle lenzuola. Mais oui, mon gros bêta, s'il n'avait pas, il marcherait pas. Replicava lei, le mani sui fianchi, fingendosi stizzita. Ridevano, e il padre sbatteva con forza la porta della cucina, richiamandoli al silenzio. Non c'erano stelle. Il mare è uno specchio. Eppure, da quelle parti, il vento era solito soffiare con una potenza di almeno 6-7 nodi. Cominciarono a remare, sperando di uscire dalla foschia. All'improvviso, un suono lontano li fece raggelare. Fu solo un attimo, poi il silenzio. Ricordava forse il richiamo di un delfino, ma c'era qualcosa nella modulazione e nel timbro che non avevano mai udito prima. Rimasero per qualche istante in ascolto, poi riaffondarono i remi in acqua. La nebbia non accennava a diradarsi, ed Etienne cominciò a chiedersi se in realtà lui e Patrice non fossero già morti. Forse le scogliere sommerse che circondavano l'isola avevano sfregiato lo scafo. Forse un'onda più violenta delle altre li aveva spazzati via e ora avrebbero remato in quel mare senza respiro, in quell'inferno spettrale, per l'eternità. Una volta da bambino, Etienne aveva assistito alla macabra tradizione del Brie. Una nave era naufragata non lontano dalla costa e molti popolani erano scesi alla baia per raccogliere i tesori che lo sventurato bastimento portava con sé e che le onde avevano trascinato a riva. In quell'occasione, il vecchio Denis aveva proibito al figlio di toccare quegli oggetti perché, a suo dire, erano maledetti. Qualche anno dopo, quando la loro madre era morta,
Lui e Patrice erano diventati i figli dell'annegata e tutti avevano cominciato a evitarli, dannati come i resti di quei relitti. Remarono per quasi un'ora con cautela, timorosi di incagliarsi contro l'ignota geometria del fondale. Poi finalmente videro qualcosa. Un bagliore fiammeggiava a qualche centinaio di metri da loro, in cima alla sagoma di una grossa imbarcazione. Sollevati, lanciarono alcuni richiami e Patrice, alle labbra ormai viola, alzò la lanterna per segnalare la propria presenza. Avvicinandosi alla luce, cominciarono a distinguere i contorni della massa scura. Rallentarono immediatamente. Non era la prua di una nave, ma un alto faraglione roccioso. Etienne, reso ottuso dalla stanchezza e dalla sete, provò comunque enorme sgomento quando vide la figura in cima allo scoglio. Era un viso di donna, dall'ovale perfetto, incorniciato da capelli talmente lunghi da lambire i flutti e aprirsi a ventaglio come foglie di ninfea. Sorrise e il ragazzo fu pervaso da una strana e statica euforia. Quella doveva essere una delle Morgane, le sirene di Bretagna, il cui regno sergeva nelle profondità del mare vicino alle coste di Wesson. Secondo la leggenda, non erano esseri malevoli. Avrebbe mostrato loro la via di casa. Etienne si voltò verso il fratello, stranamente silenzioso, e il sorriso gli si gelò sulle labbra. Patrice aveva alzato una mano, indice e medio protesi verso il basso. Poi aveva cominciato a roteare le dita, come fossero gambette che marciano a mezz'aria. Maman, le petit bateau qui va sur l'eau, un tir de jambe. La voce di Patrice era acuta e incerta, come quella di un bambino. Dall'alto dello scoglio la sirena rispose e il suo canto era la polifonia di una miriade di canne d'organo che vibravano dalle profondità del suo grembo. Mais oui, mon gros bêta, s'il n'avait pas, il ne mangerait pas. Mentre cantava, il bel volto s'era scarnificato e ora una massa di muscoli gonfi e rossicci si tendeva e s'arricciava, articolando le parole della filastrocca. Patrice mugolò come un cane bastonato a morte, che il dolore rende troppo debole per reagire, troppo folle per tacere. Poi con un guizzo la creatura si tuffò in mare. Etienne, pietrificato dall'orrore, vide i lunghi artigli ricurvi incrostati di salsedine e minuscoli molluschi arpionare il legno della loro barca. Il giorno dopo, i resti dell'Angelique vennero rinvenuti a sud della baia di Lampol. Gli isolani non riuscirono a spiegarsi per quale motivo due marinai esperti come i giovani Denis non si fossero accorti della tempesta imminente che la notte prima aveva furoreggiato per ore e ore. Quando osservarono quel che era stato il fianco destro dell'imbarcazione, i presenti fecero istintivamente un passo indietro. Quattro solchi profondi, simili a quelli provocati da una lama, avevano sfregiato il legno come fosse burro. I pescatori più anziani si scambiarono una lunga occhiata, poi scossero la testa rassegnati. Due donne furono mandate ad avvertire il vecchio Denis. La più anziana marciava svelta, ansiosa di concludere l'ingrata mansione. L'altra, più giovane e rotondetta, s'affrettava alle sue spalle. «Per te è vero quello che dicono?» mormorò il respiro affannato. «Che è stato il marito ad annegarla?» L'anziana non rispose. «Un incidente», dice lui, «e io dico, puah! D'altronde non gli si può dar torto a quel vecchio cornuto. Era un'adultera. Bastava vederli, i gemelli, ricci e bruni come dei mori, non assomigliavano alla gente di qui. E Nora ha ragione. Sono i figli bastardi di quel marinaio spagnolo di Gibilterra. Un vizioso, ecco cos'era. Ed è passato di qui proprio 25 anni fa. E tu, piccola intrigante, credi a tutto quel che ti viene detto?» rispose l'altra stringendosi nello scialle per proteggersi tanto dal vento quanto dalla lingua d'arsenico che le alitava sul collo. Ma anche lei le conosceva quelle dicerie. Le conoscevano tutti. Era accaduto in una sera d'estate più di 20 anni prima. Mélat Denis era scesa a Lampol
e aveva battuto e graffiato a tutte le porte in lacrime, gridando che i suoi figli erano scomparsi. Il suo strazio s'era scontrato col vero volto dell'isola, indurito dalle correnti, assordato dal vento. A Wesson la pietà era un bene da dispensare con parsimonia attraverso lo spiraglio di un uscio socchiuso. Così solo un paio di donne s'era offerto di aiutare Mulà e i pochi marinai che già si stavano infilando i calzoni per accompagnarla nelle ricerche erano stati afferrati per il gomito dalle mogli e fulminati da occhiate di fuoco. Mulà Denis sarebbe stata disposta a tutto pur di infilarsi in qualche vicolo con un uomo non suo. Non c'era da fidarsi, e se davvero s'era lasciata sfuggire i gemelli da sotto il naso, che s'arrangiasse la sgualdrina. Ma poi era arrivato il vecchio Denis, all'epoca ancora piacente e robusto. Aveva preso per mano la moglie, le aveva detto che doveva salire con lui sull'Angelique. «Ho sentito un grido giù dalla scogliera. Dobbiamo andare a cercarli, Mulà, ma dobbiamo muoverci, non c'è più tempo!» E poi, neanche mezz'ora più tardi, i gemelli erano stati trovati nell'appezzamento recintato dei Blanchard, i loro vicini, dove questi allevavano una dozzina di montoni neri, le piccole nane di Wesson. Blanchard aveva schiaffeggiato i bambini, sgridandoli aspramente, e i due s'erano messi a frignare, giurando che era stato papà a suggerir loro di nascondersi lì tra i montoni per fare uno scherzo alla mamma. A lei piaceva così tanto giocare a cache-cache. All'inizio nessuno aveva prestato ascolto a quelle parole. Poi però, quando il padre era tornato solo, il volto pallido e contratto, il dubbio aveva preso a fermentare fra i presenti. E da quella notte quel mosto segreto era passato di bocca in bocca tra gli isolani che l'avevano sorseggiato, rigirandoselo tra lingua e palato, fino a renderlo verità. Ma il fatto più curioso era capitato la mattina successiva, quando i vestiti della donna erano stati rinvenuti a riva, ordinatamente disposti, calze e zoccoli intatti, il grembiule abbottonato con cura. Del corpo nessuna traccia. «Non ha potuto fare a meno di spogliarsi un'ultima volta», aveva sentenziato la perpetua quando era andata a raccogliere quegli stracci per farli benedire. «L'unico gioiello che aveva se l'è tenuto, però. Peccato, se ne poteva ricavar qualcosa». Secondo gli abitanti del villaggio, Mulà Denis, gettata in mare dal marito e abbandonata al suo destino, era stata salvata dalle Morgane, esseri clementi che l'avevano accolta nel loro regno immortale. Ma il torto subito, mai dimenticato, aveva tramutato la giovane in un essere malvagio, ebro di rancore. Alcuni affermavano di averla sentita gridare nelle notti di tempesta e la bambina dei Blanchard, che l'estate prima era stata sorpresa sul bordo della scogliera, un piedino già proteso verso lo strapiombo, aveva giurato che era stata una fata a chiederle di tuffarsi. Gliel'aveva chiesto cantando. Lo dicevano in tanti che sarebbe tornata a riprendersi i figli. Non fosse stato per loro, a quei loro musi da iberici, nessuno avrebbe saputo della sua tresca, o no? La pettegola, estasiata da quell'orgia di peccati altrui, aveva stretto gli occhi, assumendo un aspetto ancor più porcino. «Sai cosa penso, Solena? Che il vecchio Denis avrebbe voluto ammazzare pure i gemelli. Li avrebbe voluti soffocare nel sonno, come i cuccioli di una cagna randagia, te lo dico io. Ma era troppo scaramantico. Eh sì! Anche lui deve averla sentita, la sua bella sposa, mentre se ne stava tutto solo in mare aperto. E infatti ci ha messo ben poco a lasciare la barca a quei due disgraziati. Pace all'anima loro!» Solena non rispose. La sua compagna era troppo giovane per ricordare, ma lei quella notte d'estate c'era. Li aveva visti gli occhi sbarrati di Mulà. Mulà che veniva divorata da un orrore così forte da risultare osceno, l'orrore di una madre che ha smarrito i suoi figli. Se davvero era tornata a riprenderseli, non era certo per far loro del male, no. Li avrebbe trascinati con sé negli abissi per renderli immortali, per non separarsene più. Anche a costo di tramutarli in demoni. Com'era capitato a lei? «È colpa nostra», pensò Solena. «È colpa dell'isola. Abbiamo taciuto, abbiamo protetto e perdonato un assassino. Se vendetta deve esserci, sarà contro di noi».
Dopo aver bussato più volte senza ottenere risposta, le due donne si fecero coraggio ed entrarono lo stesso. Il vecchio Denis dava loro le spalle, seduto davanti alla finestra. «Charlot, siamo noi! Solena è la figlia di Mastro Clem...» Gli scuri spalancati dondolavano in balia del vento. Quando si avvicinarono, la donna più giovane cacciò un grido. All'uomo erano stati strappati gli occhi e il suo cadavere era bagnato fradicio. Un tanfo insopportabile di marciume e acqua salmastra costrinse Solena a sciogliersi il fazzoletto dal capo e a premerselo contro il naso. La bocca del vecchio, deformata dal raccapriccio, rivelava gengive esangui da cui spuntavano i pochi denti scampati all'infierire del tempo. La lingua gli era stata tranciata di netto. A quella vista, la donna più giovane scappò via, strillando come un'ossessa. Prima di andarsene ad avvertire il villaggio, Solena notò un fagotto scuro accanto al tavolo di cucina. Colta da un presentimento, l'anziana s'accovacciò e senza fretta lo disfece. Era umido, appesantito dall'acqua di mare. Una maglia di lana grezza, da uomo. Una seconda, identica alla prima. Due paia di brache, sempre da uomo, sempre identiche, troppo strette e troppo lunghe per appartenere al vecchio Denis. Solena s'alzò in fretta, gettando a terra le vesti dei gemelli annegati, e nel farlo udì tintinnare qualcosa. Era un piccolo anello d'argento, una fede nuziale.